sono i numeri di una strage, di una situazione d'emergenza drammatica che va affrontata. Questo tema proprio lunedì l'abbiamo discusso, proprio lunedì abbiamo posto il problema al governo che è il momento di agire, di prendere dei provvedimenti. Tra l'altro proprio lunedì al governo abbiamo detto che buona parte degli infortuni avviene in ditte in appalto e riguarda o lavoratori precari o lavoratori all'inizio delle proprie attività, e credo che a questo punto una serie di impegni che lì sono stati presi debbano nelle prossime ore diventare già decreti. Il primo punto sicuramente è quello di mettere nelle condizioni gli ispettori di agire, e le imprese che non sono in regola e non rispettano la sicurezza non debbono continuare a produrre fino a quando non si sono rimessi in regola e non rispettano la sicurezza. Credo che questo debba diventare un obiettivo comune e anche con un provvedimento legislativo. Così come bisogna fare assunzioni immediate negli ispettorati del lavoro, ma anche nei servizi di medicina territoriale. In questi anni tagli alla sanità hanno determinato questa situazione, e lì stiamo parlando della necessità di migliaia di assunzioni, non di qualche assunzione. Perché se vogliamo agire sulla prevenzione e sulla formazione, che sono le due cose vere su cui bisogna agire, bisogna avere anche le strumentazioni necessarie. Abbiamo anche chiesto che bisogna istituire la patente a punti per le imprese. Ci è stato detto che c'è un problema che riguarda l'interoperabilità delle banche dati, e è necessario agire, perché nel pieno dell'era digitale non avere banche dati che tra di loro dialogano e permettono di usare questi dati è chiaro che va affrontato e va risolto rapidamente. Così come c'è bisogno che in ogni luogo di lavoro i lavoratori abbiano la possibilità di eleggere e di nominare un proprio rappresentante alla sicurezza, di qualsiasi dimensione, di qualsiasi settore. Perché la scelta che deve essere fatta è quella di assumere la sicurezza e la salute dei lavoratori non come un costo ma come un investimento. E penso anche che proprio perché c'è un problema culturale, cioè il lavoro non può essere considerato una merce come sta avvenendo adesso, c'è anche, credo, la necessità di fare in modo che la salute, la sicurezza, la qualità del lavoro diventi una materia scolastica. E cioè nelle scuole bisogna insegnare la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in tutte le scuole ed in particolare a partire dagli istituti superiori, visto che poi ogni persona nella sua vita il lavoro è un elemento essenziale e decisivo. E allo stesso tempo credo che sia necessario investire seriamente, perché anche gli investimenti oggi del PNR o i vari provvedimenti che si fanno credo debbano essere condizionati. Ci deve essere non una distribuzione a pioggia, ma ci deve essere un elemento che è condizionato anche alla qualità del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.